sono Vannucci Daniele, sono il titolare della nave il SRL di Viareggio, che è un'azienda che si occupa di impianti elettrici navali e automazione navale. E operiamo sia in Italia che all'estero, in Italia con il nostro personale, all'estero come ufficio tecnico remoto per i cantieri che hanno necessità di qualità e tecnologia made in Italy, che è, diciamo, un fiore all'occhiello dell'industria italiana nella nautica da diporto. La nave nasce nel 97 da una fusione di ditte operanti però comunque già dal 1979, quindi insomma si parla di un'esperienza trentennale. Attualmente siamo una delle aziende più grandi presenti a Viareggio, dove si costruiscono le barche forse più importanti del mondo, o almeno ci sono i cantieri più importanti del mondo, e lavoriamo sia sul diporto che anche su imbarcazioni per uso militare, per le forniture di piccoli apparati. In fiera, allora, la novità principale della fiera è presentiamo un sistema di accensione luci cabine, chiamiamolo così, che abbiamo denominato Easy Light Steel, perché ha una derivazione dal nostro sistema Easy Light che avevamo già progettato alcuni anni fa. Si tratta di una tastiera in acciaio inossidabile con una combinazione da 1 a 4 tasti a scelta in base alle esigenze di accensione delle luci. La novità è che è una tastiera con attacco magnetico, quindi praticamente non ci sono viti esterne a vista, ma c'è solo una struttura di acciaio inossidabile magnetizzata da fissare all'interno della parete, e dove la tastiera vera e propria viene applicata con una calamita che provoca l'aggancio stesso con il supporto. L'abbiamo creata sia con tasti quadrati che con tasti rotondi, con la possibilità che sia illuminata o non illuminata per la rintracciabilità notturna, e abbiamo poi creato a seguito di questo anche un piccolo attuatore con 4 uscite che ci permette di interfacciare la tastiera invece che con i normali relè passo passo utilizzati normalmente, con questo attuatore che è più ridotto di spazio e che però ci garantisce la protezione per ogni linea singola, avendo all'interno dei fusibili di protezione estraibili e quindi anche modificabili in base alla portata dell'uscita. L'uscita è a contatto libero, si può passare sia a corrente continua che a corrente alternata, e c'è la possibilità anche per ogni uscita di selezionare la parte di accensione, che sia o a pulsante o a interruttore classico. Questo è il supporto che c'è dietro, praticamente questo qui è l'attuatore con le 4 uscite. All'interno ci sono i relè come fusibili di protezione per ogni uscita. Ogni uscita tiene fino a 10 A di assorbimento.